Non solo Milano, ma anche Veneto, in particolare Venezia, un Expo tutto veneziano, riconosciuto tra i pochi come collaterale a Milano. Sì, assolutamente sì. E noi siamo stati riconosciuti come una delle poche manifestazioni collaterali di Expo e siamo assolutamente orgogliosi di questo. Siamo nel contempo profondamente radicati nel territorio veneto. Il nostro tema è l'acqua, che è un tema veneziano e veneto per eccellenza, e su questo vogliamo fare convergere le imprese, le amministrazioni, le realtà del nostro territorio in una logica che crea le premesse per un nuovo sviluppo economico. Rete tra aziende, sinergia tra aziende ed enti locali per ripartire e rilanciare un'economia che parta dal basso attraverso eventi, convegni, iniziative tecniche e culturali. Assolutamente sì. Ecco, noi sotto questo punto di vista siamo molto, come dire, soddisfatti di come sono andate le cose, perché abbiamo fatto rete già nella costruzione e nella realizzazione del padiglione. Abbiamo sostenuto, o siamo stati sostenuti in modo molto, come dire, positivo dalle amministrazioni locali, dalle parti sociali e dalle altre entità del territorio. Lo siamo anche all'interno del nostro padiglione per i prossimi 6 mesi, perché sono rappresentate aziende, ma anche amministrazioni, corpi dello Stato, ministeri, entità del governo che tutte collaborano e coesistono nella logica di portare i prodotti e l'eccellenza del nostro territorio sul mercato globale. Un investimento anche in tecnologie, in strutture, vedo un padiglione importante, bello da vedere, tecnologicamente all'avanguardia. Sì, assolutamente. Il progettista del padiglione è l'architetto Michele De Lucchi, che è lo stesso architetto del padiglione zero di Expo Milano. La parte creativa è stata realizzata da Davide Rampello, che è sempre un grande protagonista dell'Expo di Milano, e questo chiaramente fa vedere il collegamento che esiste tra le realtà. E noi, come società Expo Venice, siamo un'entità privata, abbiamo fatto un investimento di oltre 30 milioni di euro, interamente sostenuto da noi, per realizzare questo nuovo padiglione. Abbiamo creato anche un numero significativo di posti di lavoro che speriamo ovviamente, anzi è nostro obiettivo, far perdurare e aumentare nel tempo. Come partecipare, sia come cittadini che come imprese? So, assolutamente. Allora, il cittadino sostanzialmente visita il padiglione a modo sostanzialmente di apprendere, di divertirsi e di provare delle nuove esperienze. L'azienda all'interno del padiglione presenta le proprie eccellenze e dialoga soprattutto con una rete di visitatori internazionali.